Eccola, la copia della statua che abbiamo trovato a Tiwanaku, la appoggiamo qui sul nostro tavolo, prego, non facciamola cadere perché non è molto stabile, e continuiamo a parlare di Tiwanaku e dei misteri che abbiamo ascoltato, che derivano da leggende, da credenze popolari, ma anche da alcune cose ancora non spiegate. Abbiamo cominciato a parlare della bussola che impazzisce, ha dato molto risalto al nostro pubblico in studio a questa cosa. Cosa ci dice, dottor Orefici? Una bussola che funziona molto bene e non è mai impazzita. Diciamo una cosa, ci sono dei punti nel mondo, uno di questi è l'isola di Pasqua, dove lavoro da tanti anni, dove abbiamo una differenza notevole tra il nord magnetico vero e il nord magnetico che ci segna la bussola, perché è un punto fortemente magnetico. E abbiamo una differenza di alcuni gradi, infatti, quando facciamo l'ubicazione dei siti dove scaviamo e lo orientiamo con il nord geografico, vediamo che c'è una notevole differenza tra il nord geografico e il nord magnetico, con la differenza che abbiamo reale e quella che ci indica la bussola. Però in Tiwanaku io ho un progetto che è iniziato l'anno scorso nell'area di Tiwanaku a Kokowankani, proprio per trovare le origini di Tiwanaku, che non credo che siano molto lontane nel tempo, ma siano molto più recenti, però non sono in Tiwanaku le origini, diciamo la verità. Ma la bussola non mi ha mai fatto nessuno scherzo, parlo personalmente. Ci sono altre domande, questa volta dal pubblico, prego. Volevo chiedere se la Porta del Sole che abbiamo visto, non avendo niente di costruito attorno, poteva sembrare una specie di Stargate, diciamo così. Allora, che utilizzo aveva quella Porta del Sole, se non aveva un edificio intorno? Vediamo subito una cosa. Tiwanaku fa parte dei grandi monumenti, grandi siti archeologici ricostruiti negli anni tra il 50 e il 60 e fino agli anni 70, e continua tuttora la ricostruzione. Il fautore di questo grande progetto è stato Ponce Sanguinés, che è un archeologo della vecchia scuola boliviana e degno di grande stima, soprattutto per il lavoro che ha fatto, però l'ha ricostruito molto a suo piacere. E non tutti gli edifici hanno effettivamente quella caratteristica per la quale sono nati. Soprattutto, parliamo della Porta del Sole, non sta nella ubicazione in cui è nata. È stata modificata, è stato trasportato in un altro sito, quindi per cui tutto ciò che possiamo ricostruire a livello di concezioni dal punto di vista astronomico, eccetera, non ha nulla a che vedere, perché non è nel posto dove è nata la porta. Porta che poteva essere di un tempio che è stato distrutto, forse in cima a una piramide, è da vedersi anche questo, e è stata collocata in questa posizione attuale e lì è rimasta, per scopi turistici, però non è la posizione originale. A proposito di scopi turistici, dobbiamo anche dire una cosa. A parte che sono tenute con molta attenzione queste rovine, sono curate molto bene, di questo dobbiamo darne atto alle autorità boliviane, però abbiamo trovato una grande difficoltà per fare queste riprese. Ci sono dei signori che lì controllano queste zone, sono dei militari, che ci dicevano: non fate riprese a questi luoghi, perché se poi le vedono in televisione non vengono più a visitarle, che è l'esatto contrario di qualunque norma che per invogliare delle persone a visitare e devo dire la verità, abbiamo trovato veramente grande difficoltà, al punto che alcune delle riprese, anzi delle riprese che avete visto, le abbiamo dovute realizzare all'alba e recarci direttamente a 4.000 metri con una gran fatica e con un gran pericolo, perché da un momento all'altro poteva sempre arrivare qualcuno per non farvi vedere quello che invece noi abbiamo visto. Infatti le immagini di Tiwanaku sono estremamente rare proprio per questo motivo, ma ringraziamo anche la produzione di MC che è riuscita a ottenere questi permessi. Bene, io ho altri dubbi, altre domande. Quelle famose grappe di bronzo e arsenico che ritroviamo in Egitto, ne ritroviamo al centro dell'Africa. Dottor Cavatrunci, del Museo Antropologico di Pigorini, voi le avete trovate da altre parti? Come sono nate? Che datazione hanno? Beh, naturalmente hanno la stessa datazione di Tiwanaku, degli edifici che abbiamo visto prima, quindi siamo grosso modo tra il 3-400 d.C. e il 7-800 d.C. La cosa che più mi colpisce è che hanno la stessa forma e lo stesso utilizzo. Certo, quindi al contrario, che si siano parlati.
Io non la seguo, io non la seguo. Naturalmente, al contrario degli Inca, quelli che vedemmo nella puntata precedente, no? Loro facevano delle pietre con molti angoli in modo che la struttura architettonica fosse più forte. In questo caso, da un punto di vista architettonico, Tiahuanaco sono i maestri degli Inca, in questo senso, gli ispiratori. Questa è una tesi ormai assodata. In questo caso invece, la gente di Tiahuanaco, per rendere più forte, visto che strutture imponenti che siano nella città, usavano queste grappe di rame arsenicale, quindi diciamo che venivano fuse sul posto, era un facilitare, diciamo, l'opera dell'architetto in questo caso. Quindi per tenere più unite le queste pietre che sono anch'esse gigantesche. E il fatto che si trovino in più luoghi del mondo, si tratta sempre di, come dire, di scoperte fenomeno di convergenza. Di convergenza. Abbiamo un'altra domanda da parte del pubblico. Mi curiosiva sapere che cosa stringeva la statua che, diciamo, che chiamava dell'extraterrestre, che chiamava dell'extraterrestre. È un'ipotesi, però non è... lì si faceva uso di droghe, il cosiddetto rapè. Qualcuno dice che questo gigante, poi in realtà, se avete visto bene, non è forse neanche una statua, ma è una colonna con bassorilievo per certi versi, no? Perché la parte scolpita, come si vede dal piccolo modellino, risalta poco. Qualcuno ha fatto l'ipotesi che questo fosse un capo o un sacerdote, comunque un personaggio eminente da un punto di vista cerimoniale, e tenesse in mano una tavoletta per il rapè, che è un allucinogeno che si scioglie, diciamo, in un piattino e poi si inala. Ma è soltanto un'ipotesi. Quindi è una specie di droga? Sì, una droga. Naturalmente l'uso della droga in contesti cerimoniali, questo è diffuso, è diffuso in tutto il mondo. Approfitto anche io, vi interrompo, c'è Antonio di Bologna che chiede spiegazioni della lingua Aymara, una lingua che dice si parlava nei pressi del lago di Titicaca e pare che non sia ancora stata decifrata e che non era nemmeno la stessa parlata dalle altre popolazioni della civiltà Inca, è così? Possiamo dire che sicuramente non è parlata da altre popolazioni dell'area andina, ha una sua area geografica ben definita, però si parla ancora oggi l'Aymara. Io ho operai Aymara, di lingua Aymara, che lavorano con me, quindi per cui che non sia decifrata, questo mi sembra abbastanza. Esistono vocabolari, esistono grammatiche, esistono. Poi tra l'altro abbiamo anche dei ceppi diversi Aymara, quindi con delle differenziazioni che sono state perfettamente studiate e sono tuttora lingue parlatissime dalle popolazioni che vivono sul Titicaca, ma non solo, anche in area molto più vasta. E c'è una cosa da dire interessante, che probabilmente l'Aymara aveva una sua diffusione molto maggiore tra il III, il VI, VII, VIII secolo d.C. e con l'espansione Inca, successivamente, quindi parliamo dal 1300 al 1500 d.C., abbiamo una sovrapposizione della lingua Quechua in aree dove si parlava l'Aymara e la cancellazione totale di anche dei toponimi precedenti, e questo ci impedisce la ricostruzione di una serie di località che avessero un toponimo in lingua Aymara. Il riconoscerlo ci è impossibile proprio perché è stato poi negli ultimi due secoli della dominazione incaica si è stato cancellato definitivamente. Ricordiamoci anche che precedentemente abbiamo l'impero Wari, che caratterizza l'orizzonte medio nel territorio non solamente peruviano, ma parte boliviano, parte nord cileno, parte del sud dell'Ecuador e buona parte della selva, dove abbiamo questo tipo di espansione di questa popolazione che è Wari, che prende origini da Tiahuanaco, è di lingua Quechua e espanderà il Quechua in tutto il territorio peruviano. Quindi per cui l'Aymara è una lingua perfettamente parlata ancora oggi, molto più ridotta come area di utilizzazione, però che non ha nessun tipo di mistero per noi. Io vi faccio i complimenti perché parlando con voi tutto sembra tornare con i piedi per terra, grazie anche agli studi che avete fatto, però le domande nascono per avere delle risposte. Intanto vi ricordo che tra breve entrerà nel nostro studio Carlos Diaz con queste immagini veramente particolari che vi invito a guardare anche come spettatori, come dire, eletti per dare un giudizio, per vedere se questi oggetti volanti che sono stati ripresi in Messico e che vedremo per la prima volta in TV qui in Italia vi lasciano anche voi dei dubbi o meno. Ma la cosa
che voglio chiedervi, è un altro dei dubbi che abbiamo visto lì in questo filmato, la famosa statua del dio antico, quello che veniva chiamato Barbuto Bianco, e poi ci dirà qual è il suo pensiero e i suoi studi. Lì c'è questi due animali, questo elefante e questo ippopotamo, che l'Istituto di Paleontologia Boliviano ha detto essersi estinti 12.500 anni fa. La paleontologia boliviano lavora per conto suo, diciamo. Sì, va bene. Oppure queste persone ne erano a conoscenza per una tradizione orale, li considerate animali sani, insomma, perché? Mai stata trovata traccia di questi due animali, per quello che ne so io, negli scavi paleontologici degli americani. Non esistono proprio? Assolutamente. E allora come conoscevano? Come fanno? Ma non sono rappresentate, possiamo tornare sulle immagini, possiamo benissimo vedere quali tipi di altri animali possono essere, ma assolutamente non un elefante, e poi bianco, perché? Non lo so. E una seconda cosa, un ippopotamo, mai esistito da quelle parti, perché? Dottor Refici, però abbiamo rappresentazioni di elefanti anche in Messico. Cioè, noi dobbiamo considerare che il continente americano... Mammut. No, erano mastodonti, non mammut. Mastodonti. Si sono estinti proprio con l'ultima era glaciale. Esattamente. 10.000. Però a me è sembrato in realtà un elefante, visto dalle immagini. Allora. Per cui dovremmo un attimo riguardare le immagini, perché se si tratta realmente di un elefante, i dubbi rimangono e vanno risposti. Secondo me, quando si parla di convergenze, bisogna anche considerare che queste convergenze sono un po' troppe oggi. Quindi si parla di convergenze culturali. La cosa che più dà curiosità è che siano concentrate tutte in quel luogo, no? Beh, certo, essendo questo, questo centro cerimoniale principe del Sud America... Io però sono convinto, scusate, di una cosa. Se prendiamo qualsiasi monumento al mondo del quale conosciamo poco e ha manifestazioni diverse, con rappresentazioni di animali, con rappresentazioni di divinità e un forte contenuto cosmologico e cosmogonico, chiaramente possiamo sognare fino in fondo. Certo. Possiamo trovare mille sogni a quali dare una forma. Ma questa leggenda che racconta che lì è nato il primo uomo, prendiamo... È una leggenda che esiste e viene raccontata. Sì, dai cronisti. È una leggenda... La Titicaca, però. Sì, la Titicaca, che è lì vicino. Sì. Sì. È una leggenda che però prende origine per dare poi la storia a un popolo che se la crea all'ultimo momento. È l'ultimo parvenu della storia del Perù precolombiano, popolo Inca, che ha preso le conoscenze di tutte le popolazioni precedenti, le ha fuse insieme e si è ricostruito un passato, perché non avendolo ha dovuto farlo e quindi ha preso leggende più antiche, le ha messe insieme e ha ripreso. Abbiamo un'altra domanda romani, da parte del pubblico, quella ragazza dietro alza la mano, vediamo se riusciamo a raggiungerla con le telecamere. Prego, puoi parlare. Sì. Volevo fare questa domanda riguardo la statua del dio Barbuto su cui si discuteva. In realtà ricorda molto un lingam come forma, per cui voi parlavate prima, non si sa se bene o sta. E la rappresentazione del serpente che si srotola, come viene giustificata questa immagine? Rispondiamo tutti e due. Io volevo precisare un attimo, lo chiamano Barbuto, seguendo una tesi cara molto a Thor Heyerdahl. Perché? Perché Thor Heyerdahl voleva dimostrare che la Polinesia, ceppo caucasoide, gente bianca, fosse stata popolata dal Perù. E quindi legge, diciamo, negli ornamenti di questo volto una barba. In realtà è una narighera, cioè un ornamento nasale d'oro molto diffuso. Prego, per quanto riguarda il lingam, eccetera. Per quanto riguarda, ricordiamoci una cosa, il concetto del serpente e dell'uccello e serpente è un concetto che è panamericano, quindi per cui abbiamo l'evoluzione del serpente piumato in Mesoamerica, l'abbiamo in Sud America con altre forme, con altre caratteristiche, quindi determinati elementi che vengono riassunti in determinati personaggi li ritroviamo per millenni, ma questo fa parte delle radici veramente della storia mesoamericana e sudamericana. Nella cultura induista, in tutte le culture del mondo. Anche quella egizia, d'accordo, no? Però anche in quella egizia, l'uomo, il serpente, scusi, la barba. Io credo che anche se possiamo essere di razze diverse, il mio cervello sia molto simile al suo, quindi per cui possiamo formulare le stesse idee, le stesse immagini. Si parla come sempre di idee comuni venute in luoghi diversi del mondo e simbolismi. Bene. Per il momento sospendiamo questo discorso, ma
Dobbiamo affrontarne un altro molto importante e vorrei che poi foste particolarmente presenti perché questa volta il dubbio nasce dall'Italia. Infatti mettiamo sulla nostra carta geografica un puntino rosso qui in Italia perché siamo stati in Val Camonica, una giornata incredibile, pioggia, difficoltà, ma il nostro Luca Venchiarutti è riuscito a tornare per farci vedere delle immagini scolpite nella roccia che raffigurano qualcosa che pochi cercano di spiegare e che ancora, in ogni caso, non convincono. Vediamo cosa ci fa vedere Luca Venchiarutti. Oggi sono venuto in Lombardia e più precisamente in Val Camonica, nella zona di Capodiponte. Ed è in questo meraviglioso scenario che si trova la più alta concentrazione di incisioni rupestri, un grande documento delle antiche popolazioni che vivevano in questa valle. Questo è quanto oggi potremmo definire un grande archivio di immagini e ci è stato lasciato dalle antiche popolazioni camune su un'area vastissima. Infatti, in quello che è considerato il più grande parco europeo di incisioni rupestri preistoriche, sono state censite alcune decine migliaia di immagini. Per sottolinearne l'importanza, è stato inserito come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Ma chi erano i Camuni? Da quello che so, era un popolo di pastori e cacciatori seminomadi che si stabilì da queste parti nel terzo millennio prima di Cristo. Altri storici parlano invece di una presenza... iniziata nel 10.000 a.C., quando i ghiacciai lasciarono libera la valle, una popolazione antica dalla dubbia provenienza. C'è chi dice che veniva dalla Liguria e chi invece pensa che discendesse dalle tribù celtiche dell'Europa centrale. In ogni modo, restarono qui, isolati dal resto degli antichi popoli italici, fin verso il 16 a.C., quando i Romani li conquistarono. Quelle che più mi hanno colpito sono le rocce di Zurla con i loro incredibili disegni, risalenti, pare alla tarda età del ferro. Questi uomini hanno degli strani copricapi, così strani da far pensare a veri e propri caschi raggianti. C'è però chi sostiene che si tratterebbe di caschi ispirati agli Etruschi, popolo con cui i Camuni pare abbiano avuto diversi contatti. Potrebbero essere sacerdoti impegnati in una danza, o personaggi armati sospesi nello spazio, particolari che fanno pensare a figure simili ad astronauti. Il dubbio comunque rimane ed io sotto questa pioggia riparto alla ricerca di nuovi misteri. Ringraziamo Luca Venchiarutti, cominciamo a entrare nel mondo dei misteri legati allo spazio, legati agli astronauti, ad immagini che vengono dal cielo. Si parla di possibili coincidenze con gli Etruschi, ma perché allora disegni simili si sono trovati in Sud America? Ne parleremo tra poco, dopo la pubblicità, tra poco. Vedremo anche le immagini che ci hai portato. Va bene?